Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto, tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Stacca il condotto d'ammissione dell'aria spingendo sulle due linguette di sostegno. Con un cacciavite piatto, spingi sulla parte gialla del collettore ed estrailo. Allenta l'anello di sostegno che sostiene la scatola dell'aria. Adesso puoi rimuovere la scatola dell'aria. Inclinala verso l'alto e tirala verso di te. Rimuovi la flangia svitando le sei viti con un piccolo cacciavite a stella. Non cercare di estrarle, sono fatte apposta per rimanere nelle loro sedi. Apri la scatola dell'aria. Togli il filtro dell'aria. Prima di rimettere a posto il nuovo filtro, è importante pulire il suo compartimento da foglie e impurità rimaste dentro. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Metti in posizione il filtro nuovo. Assicurati che il bordo di gomma sia inserito bene nella sua sede. In tal modo sarà più facile rimettere a posto la flangia. Rimetti a posto la flangia del filtro dell'aria, poi riavvita le sei viti. Inclina la scatola dell'aria e rimettila a posto. Torna a inserire il condotto, premi verso sinistra e poi fai ruotare il tutto dentro lo scomparto. Riconnetti il collettore. Stringi l'anello di sostegno. Infine, rimetti a posto il condotto di entrata dell'aria. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usedool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.